Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati in una nuovissima video recensione. Perfetto ragazzi, oggi in questo video andremo a vedere questo nuovissimo controller prodotto dalla EasySMX. Naturalmente ringrazio l'azienda per avermelo inviato. Se deciderete di acquistarlo vi lascio il link nella descrizione di questo video e nella descrizione di questo video potete trovare anche un codice sconto. Se deciderete di acquistarlo lo riceverete a casa vostra dentro questa fantastica scatola, molto molto semplice ma di grande impatto. Nella parte posteriore vi indicano il modello di controller EGC3071 e a che cosa potete collegarlo: ai vostri dispositivi Android, al vostro PC e alla vostra PS3. Ok ragazzi, dopo questa brevissima intro direi di andarlo a scoprire insieme. Ok ragazzi, eccoci qua, questo è il contenuto che troverete all'interno della confezione, un manuale di istruzioni che possiamo subito prendere e mettere da parte. Questo che è il controller vero e proprio, come potete vedere è cablato e ha un'uscita micro USB, perché come vi dicevo potrete collegarlo anche ai vostri dispositivi Android, ai vostri tablet Android, comunque lo vedremo tra pochissimo. E questo che è un cavo con entrata per micro USB e uscita USB, quindi potrete utilizzare questo cavo per adattare il vostro controller e collegarlo al PC o alla vostra PS3. Ok ragazzi, adesso direi di concentrarci sul controller. Vi dico subito che le dimensioni del prodotto sono 8 cm di spessore, 16,5 cm di larghezza e 20,5 cm di lunghezza. È prodotto con materiali di buona qualità e pesa solamente 181 grammi. Qui in alto potete trovare due tasti, l'LT e l'RT, che hanno una corsa di circa un centimetro, quindi è molto molto comodo per giocare a giochi di guida sia su cellulare sia su PC se siete degli appassionati di giochi di guida. La disposizione dei tasti è molto simile a quella del controller della PS3 o della PS4, oppure addirittura a quella del controller Pro per la Nintendo Switch. Anche le lettere diciamo che si assomigliano molto. Ok ragazzi, eccolo qua, completo con anche il cavo per collegarlo al PC o alla PS3. Questo controller è compatibile con i sistemi operativi Windows XP 7, 8 e 10. Non è compatibile ragazzi con la Xbox 360, la Xbox One e i sistemi operativi Mac e iOS, quindi non potrete utilizzarlo con i vostri iPhone o i vostri iPad. Naturalmente prima, se vi ricordate, vi dicevo che è compatibile con tutti i giochi che possedete sul vostro dispositivo Android, però ragazzi mi raccomando, soltanto quelli che supportano l'utilizzo di un controller. Adesso l'ho un attimo srotolato, però non riesco a mostrarvelo lo stesso per intero. Comunque questo cavo è lungo circa 2,5 metri, 3 metri, quindi se acquisterete questo controller per giocare alla vostra PS3 potrete giocare tranquillamente seduti sul divano. Poi naturalmente dipende a che distanza tenete il divano dalla vostra TV e dalla vostra console. Il design ragazzi di questo controller è ergonomico e le grip e i contorni sono stati progettati per adattarsi perfettamente alle vostre mani e offrire quindi una buona esperienza di gioco. Considerate che questo controller possiede anche una funzione di vibrazione che potete attivare o disattivare in base alle vostre esigenze. Ok ragazzi, prima di concludere volevo mostrarvelo un attimo in azione sia su PC sia su smartphone. Thank you.
Ok ragazzi, eccoci tornati. Come potete vedere funziona perfettamente sia su PC sia su Android. La versione di Windows installata sul mio PC è Windows 10. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Direi che possiamo terminare questa video recensione qua. Mi pare di avervi detto tutto. Se avete delle domande, mi raccomando, scrivetemi un commento qui sotto. Nella descrizione di questo video potete trovare il link se volete acquistare questo controller online e anche un codice sconto valido fino alla fine di marzo 2018 per ottenere uno sconto del 20% anche su questo controller oppure su tutti gli altri prodotti del venditore. Come sempre ragazzi, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in una prossima video recensione sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima ragazzi!